Buonasera a tutti dal forum di Assago, appena finita la partita bellissima, emozionantissima e porca puttana che sfiga tra l'Italia e la Grecia. Ha vinto la Grecia 85-81 in un match dove c'è tantissimo da dire, quindi bisogna fare ordine per non andare fuori tema, cosa che io spesso faccio. Allora, partiamo dal vaffanculo l'ultimo tiro, perché se c'è un dio che esiste doveva entrare, anche se era un tiro di merda doveva entrare. Perché come ha detto Gianmarco in conferenza stampa, se oggi avessimo vinto si faceva la storia. Se oggi avessimo vinto con l'atmosfera che c'era al forum, con la rimonta fatta nel terzo quarto, col cuore che ha messo in campo i ragazzi, col pubblico in delirio, se oggi si faceva la storia del basket italiano. Peccato, peccato. Ma andiamo con ordine. Ci arriviamo dopo a quel Mike. La Grecia, la partita dalla Grecia, Tyler Dorsey, non credo ci sia altro da dire, va bene, Antetokounmpo, ha fatto Antetokounmpo, ha giocato 30, cioè dei 30 minuti che ha giocato Antetokounmpo stasera, ha giocato 27 in gestione, dominando, perché doppia doppia, però 27 in gestione, mai forzato, sempre in controllo. Nel finale, quando gli abbiamo messo pepe al culo, perché gli abbiamo messo pepe al culo, perché sul meno 15 Tonut si carica l'Italia sulla scuola, sulle spalle, ne parliamo dopo dell'Italia, siamo arrivati lì, Giannis fa una roba pazzesca su Melli, quella schiacciata lì, mostruosa, però poi chi è che mette il canestro che ammazza la partita? Tyler Dorsey, aspettate, stavolta mi sono preparato, c'è preparato perché l'ho rubato, Tyler Dorsey ha chiuso con 23 punti. 23 punti Tyler Dorsey. È il giocatore che ha bisogno questa nazionale. Questa nazionale ha dei bei giocatori, dei bei portatori di palla, ma gli manca il killer, gli manca la guardia che crea il palleggio. Dorsey è mostruoso. 23 punti. Io gli ho fatto una domanda in mix zone, e lasciamo stare la mix zone che, ripeto, mal organizzata. Gli ho chiesto, parlami di quella tripla. Perché quella tripla da dove nasce? Da una difesa mostruosa di Melli con Spissu, che forzano Antetokounmpo a sparare la palla su Slukas, che poi, perché è Slukas, la tira sul piede di Fontecchio. Dorsey fa, io amo questo, mi ha detto, amo queste situazioni, adoro giocare in questo, adoro avere la palla quando conta, ho fatto quello che mi sto chiesto, ho ricevuto la palla, ho tirato. Grazie al cazzo, volevo dire. Grazie al cazzo, perché sei Tyler Dorsey. E l'Eurolega ha perso un gran giocatore, in NBA non so cosa farà Dallas. Però Dorsey oggi è il giocatore più importante della Grecia, più di Antetokounmpo. Antetokounmpo lo sai, che fa 20 e 15 ogni sera, lo sai, però i 23 di Dorsey, i 28 che ha fatto l'altra sera contro la Croazia, pesano dannatamente. Perché poi la Grecia, e concludo il discorso, è una bella squadra, quando possono scatenarsi in contropiede sono inarrestabili, non è sta gran squadra. Thanasis non può giocare, Thanasis pisciato in testa a Fontecchio. Thanasis, infatti, nel momento cruciale non c'era in campo né Thanasis né Kostas. C'era in campo quel bastardo di Larenzakis mi sta sui coglioni. Spero qualcuno gli faccia male prima o poi. Slukas, Galates, Giannis, Dorsey. Poi, c'era un altro in campo, quello che ha fatto tre triple, il numero 4, adesso con i nomi greci sono un po' un disastro. Quindi la Grecia, ripeto, bella squadra, può andare in semifinale, perché può andare in semifinale, chiuderà prima il girone, quindi avrà anche un cammino non impossibile, ma non la metto favorita per la medaglia d'oro, cioè per la vittoria finale. Perché alla fine Giannis, se lo ingabbi, noi non abbiamo... Ah, piccola nota a margine, chi ha vinto la lotta a rimbalzo tra Italia e Grecia? Chi l'ha vinta? Vi do un dato, 42-37, per chi? Per l'Italia. Quindi, se Giannis trova un corpo, noi corpi abbiamo messo chiunque addosso, poveri Cristi. Sì, bravissimo, Agravanis, bravissimo, grazie mille Lore, gentilissimo. Agravanis ha fatto una bella partita. Ha messo delle triple molto pesanti nel break in cui la Grecia ha provato a scappare. Grazie Lore Curtis. Mi sono perso, stavo dicendo... Mentre come perdo il filo non perde nessuno. No, dicevo che comunque la Grecia, ripeto, in semifinale ci va. E se, ecco, se Giannis, se trova una difesa un po' più fisica, poi tocca a Dorsey e a Slukas. Slukas è pazzesco, però l'ho visto anche un po'
insomma, non dico stanco, però non in grande condizione. E sì, la lotta a rimbalzo, perché noi non abbiamo il 5, no, il 5 non ce l'abbiamo, però oggi abbiamo battuto la Grecia 42-37 ai rimbalzi. Comunque, beh, bravi loro, bravo Dorsey, e Dorsey, come ho scritto, come dissi tempo fa, per una volta azzecco anch'io, era il giocatore che più importante che potevano avere, ce l'hanno e si è visto, 51 punti in due partite. Tanto di cappello. Arriviamo a noi, belli, belli, coriaci, mai domi, combattivi, cuore, passione, tutto, tutto, bravi tutti. Beh, oddio, qualcuno un po' meno, qualcuno un pochettino meno, perché oggi Nico Mannion totalmente fuori partita, non ha azzeccato una lettura. Oggi Mannion non ha azzeccato una lettura. Sembrava un po' De Ketelaere oggi nel derby. Oddio, cosa ho detto? Non ha azzeccato una lettura. Ma una lettura. Sì, Kos, 39 tiri a 3 punti, sia noi che loro. È stata una gara ai ritmi elevati. Dicevo, Mannion oggi, se devo proprio dare un voto, do un 4 al 5, perché non è entrato in partita, ha letto sempre male le difese e ha sempre preso la decisione sbagliata. Due volte gli è andata bene che gli hanno fatto fallo, però oggi Mannion davvero l'ho visto non in partita. Poi beh, Gianmarco, non so se lo sapete, in conferenza stampa ha parlato di tutti i giocatori e ha detto che Nico Mannion diventerà uno dei fuori giocatori del mondo, perché esploderà, ha detto Gianmarco. Glielo auguriamo, sicuramente è un bel Mannion, mi aspetto un Mannion molto più cazzuto nelle prossime partite, specie quella contro la Croazia, dove che sarà molto, molto interessante da vedere. Che dire, beh, di Nick Melli sono stanco di stesse cose, di Melli che cazzo volete dirgli, è il miglior difensore d'Europa, c'è un cazzo da fare. Ragazzi, ha fatto di quelle difese in uscita sui uscita dai blocchi, su Slukas, su Dorsey, su Jan, ha detto quel giocatore dei Milwaukee Bucks, MVP della Lega, si è incartato, ha fatto incartare Antetokounmpo. Gigione, meraviglioso. Spissu non si è visto molto, ma Spissu ha giocato molto bene, ha messo una tripla pesantissima. Tonut, posso dirlo? Migliore in campo. Tonut migliore in campo, perché nel momento di massima difficoltà, dove loro stavano scappando via, loro erano più 15 se non sbaglio, ha messo due triple consecutive, ha fatto un gioco da tre punti, ha lottato a rimbalzo come un pazzo. Bravo Tonut, che ieri non ha così così, stasera ha davvero giocato una gran partita. E poi vabbè, di Simone. Simone, ragazzi, le due triple consecutive di Fontecchio, ma io sono impazzito. Vabbè che oggi sono impazzito più volte al forum, per ragioni diverse, ma quelle due di Fontecchio mi hanno fatto impazzire. È bellissimo anche, è stato bellissimo quando i tifosi greci urlavano MVP, MVP al loro spilungone, e poi arrivavano quelli italiani MVP a Fontecchio, coprendoli totalmente. E come ha detto Gianmarco in conferenza, quando gli hanno chiesto un commento sui giocatori, gli fa: non c'è gratificazione più grande che sentire il pubblico che canta il tuo nome dicendo MVP, MVP. È vero, Simone è stato meraviglioso e gli ha pisciato in testa a diversi stasera dei greci. Achille Polonara, altra partita, pienamente promosso. Achille è entrato in questo europeo cazzutissimo, non c'è altro termine, è cazzutissimo. Cioè, si è capito che prende lui il posto di Gallinari. Cioè, sì, prendetela con le pinze come frase, però prende lui quelle iniziative lì, e anche stasera meraviglioso. È andata male, peccato, perché ripeto, se ci fosse stato un dio, quella palla doveva entrare, quella di Tonutto, quella di Fontecchio, poi magari perdavamo l'overtime, però doveva entrare, perché sarebbe stato davvero, ce lo meritavamo, posso dire che ce lo meritavamo. E sono molto contento che, anche se abbiamo perso i 4 punti, quindi non abbiamo perso di 20 o 30 come molti, anch'io temevo un massacro a un certo punto, invece abbiamo perso bene. E adesso resettare, perché in conferenza stampa ho parlato a Gianmarco, gli ho detto: ci siamo levati dalle palle questa partita, perché tutte le settimane come si marca Giannis, come si affronta Giannis e la Grecia e Giannis, come c'era contro Iecco, basta. Gli ho chiesto: cosa direi ai tuoi giocatori lunedì, perché adesso abbiamo tre partite molto importanti per andare a strappare il pass per la qualificazione. Poi parlavo con i miei colleghi e loro sostengono che sarebbe meglio arrivare terzi. Bravo Pippo Ricci, mi sono dimenticato. Pippo Ricci nel cuore, non lo dimentico, sempre Pippo Ricci nel cuore. Bravo Riccardo, Pippo Ricci nel cuore sempre, comunque. I miei colleghi, che sono molto più bravi di me perché stanno più sul pezzo di me,
mi hanno detto che sarebbe meglio per l'Italia arrivare terzi, perché eviteremmo ai quarti il girone della Slovenia. Così mi hanno detto. Quindi eviteremmo tipo la Francia, la Lituania, la Germania, Luca. E potremmo incrociare la Spagna volendo. Adesso io non sto lì a guardare, e lunge da me chiedere a Pozzecco se guarda quella roba, perché non gli frega niente. Ma io queste tre gare voglio vincere tutte e tre. Voglio anche battere la Croazia. La Croazia l'ho vista oggi, vabbè, ha passeggiato, però è una squadra contata. Cioè, i croati sono sei. Non hanno rotazioni molto lunghe. È vero che Zubac, è vero che Bogdanovic, è vero che Super Mario Nzonia, è vero che c'hanno l'americano anche loro. Però sono contati. È un torneo così lungo, con tante partite ravvicinate, avere... giocatori contati in rotazioni corte, non so quanto sia un vantaggio. Sono forti, perché sono forti, ma io non parto sconfitto con la Croazia. Mi rifiuto di partire sconfitto con la Croazia. E dunque, questo. Devo dire che oggi sono arrivato molto presto al forum. Abbiamo due coglioni, sta lì fino alle 4. Sono visto un po' la Juve. Ho visto un'altra partita di calcio subito dopo, dove ho visto un'aquila volare. No, basta, non vado off topic, perché sennò impazzisco. Già fatto prima il forum, già fatto prima. Adesso giorno di riposo, poi si va, poi c'è l'Ucraina, Mike, sì, sempre Mike, è il secondo Mike del mio cuore, guaglia, forse il primo. Poche rotazioni anche noi oggi, abbiamo giocato in 8-9. Sì, è vero Sam, è un'osservazione giusta. Però comunque, se devo dirti la verità, voi qualcosina in più riusciamo a tirare fuori dalla panchina. La Croazia, l'ho visti, sono proprio sei contati. Noi comunque dalla panchina possiamo avere da Mannion una spinta in più, da Pipporicci qualcosina in più, da Tome qualcosa in più. Loro non ho visto questo gran cambio. Poi contro la Gran Bretagna, tutti possono fare canestro, l'amor di Dio, posso entrare in campo anch'io e prendermi un tiro. Però ciao Fede Albrizio, anche lui uomo del cuore. Un saluto a Nobilini se lo senti. Dicevo, per me con la Croazia, ripeto, non partiamo battuti. Oggi partivamo sfavoriti, ma a un certo punto siamo andati a un possesso dall'overtime. Quindi è tutto aperto in questa competizione. Non ho visto nulla di Lituania-Francia, ho solo riportato il risultato, anche perché, come potete capire, in quell'orario lì ero concentrato a vedere altro, che riguardava un altro sport. Quindi non chiedetemi di Doncic e Lituania, perché non, e della Lituania con la Francia, perché non ho visto nulla. Però oggi direi che è un europeo abbastanza interessante. Certo, c'è il gruppo di Tbilisi lì in Georgia, che è un gruppo senza senso. Oggettivamente parlando, hanno fatto dei gruppi di merda, perché quello, il nostro, beh, il nostro ci sta. Quello della Lituania, della Slovenia, della Francia, della Germania è folle. E poi c'è quello della Georgia che, boh, gioca davanti a nessuno. E seppure il profeta mi si incazza, è brutta roba. Vabbè, dai, adesso devo cercare un pub da andare a bere e mangiare possibilmente. È a posto, ragazzi. Comunque vi ringrazio quelli che a volte mi salutano e fanno: tu sei voi Basketball Evolution? Ah sì, cazzo, incredibile, qualcuno mi riconosce anche, grazie. Se posso vi saluto e parlo volentieri con voi. Ci vediamo alle prossime partite, io dovrei farle tutte, presenziare a tutte le partite. E niente, sul sito trovate il recap che l'ha fatto Valentino. Ci dobbiamo dividere i compiti, perché oggettivamente parlando, con le tempistiche che abbiamo al forum e la logistica di merda che hanno messo al forum, io da solo non ce la faccio. Vi dico solo che oggi, quando è suonata la sirena, io sono scappato col computer in mano e lo zaino che usciva di tutto e di più, per andare in mix zone, e non vi dico il giro nefasto che ho dovuto fare, e sono arrivato e c'era già la bolgia. Dopo 30 secondi ho suonato la sirena, quindi vi chiedo scusa se arrivano in ritardo i pezzi o le robe social, ma siamo in due, se cioè mi davano vale, siamo molto tirati. Però va così, insomma, come ho già detto più volte, il forum è una struttura del 1992, siamo nel 2022, fate voi i conti. Vabbè. Comunque dai ragazzi, alla prossima, forza azzurri, dai, e buona serata. Ci vediamo lunedì dal forum, da Sago. Ciao ciao!